Siamo con il presidente Domenico Pizzicara al palazzetto dello sport di Ponte Cagnano al termine della partita fra Salernitana e Molfetta. È arrivata una sconfitta, diciamo, inaspettata sul piano del risultato, perché piuttosto larga, anche sul piano della prestazione non è stata la migliore Salernitana della stagione. Ma in effetti 8 gol forse non è mai successo in quest'anno, di prendere 8 gol, però non bisogna addurre nessun tipo di giustificazione, perché il livello tecnico e tattico della squadra voglio dire va considerato e va anche apprezzato. La squadra che è cresciuta rispetto al girone di andata. Noi abbiamo purtroppo quest'anno un'infermeria che sta crescendo, con un infortunio speriamo non troppo serio, ma comunque importante per quanto riguarda la gemella Antonia Giuliano, a cui faccio gli auguri miei, di tutta la società, dei tifosi e del gruppo, affinché possa riprendersi prima possibile. Ma in effetti la differenza, voglio dire, si è vista tutta. Abbiamo visto delle giocate di pregio, quindi onore al Molfetta, e se sono, voglio dire, la squadra che rappresenterà nelle Final Four di Coppa Italia il nostro girone, un motivo c'è. Una nota di merito anche alla tifoseria: hanno continuato a spingere nonostante il risultato, non hanno fatto mancare il loro supporto come sempre. In casa poi un fattore è una componente importante. Certo, io sono stato a fine primo tempo degli spogliatoi, perché naturalmente questa non era la partita che dovevamo vincere. È naturale che ci siamo giocati la gara con il Fasano, arrivando addirittura in vantaggio a, diciamo, metà secondo tempo. Poi, voglio dire, è venuto fuori la parte atletica, la parte tattica, che ha fatto la differenza. Oggi in effetti faccio comunque i complimenti alle ragazze, perché non era semplice arrivare a una gara con una squadra, voglio dire, che è in pienissima forma, e lo ha dimostrato. Hanno mantenuto comunque bene quello che è il ritmo, perché nel calcio a 5 avete visto, i gol si possono subire veramente nel giro di pochi secondi. Quindi un risultato forse un po' troppo largo. Siamo stati anche un po', voglio dire, sfortunati, sembrava che la palla non entrasse. A parte il palo, ma anche il secondo tempo, i primi 10 minuti, insomma, siamo 0-0, meritavamo forse 3 gol, però ripeto, senza nulla togliere al Molfetta, io sono contentissimo del lavoro che stanno facendo le ragazze. Queste sono le occasioni di crescita, non bisogna demoralizzarsi, bisogna continuare a lavorare. E ripeto, le partite su cui fare i punti che ci consentiranno la permanenza in serie cominceranno già dalla prossima settimana. Grazie mille. Un solo ringraziamento volevo fare a questo meraviglioso pubblico. Credo che sia veramente un sempre più motivo di orgoglio. Ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo secondo, alla fine hanno aspettato la squadra, l'hanno coccolata, ecco, oserei dire questo. Quindi questo vuol dire che questo messaggio di passione è arrivato fino al pubblico, il pubblico ce lo trasmette, noi lo sentiamo, e le ragazze adesso metteremo un po' insieme le forze e già domenica prossima ci riscatteremo. Grazie. Grazie mille, Presidente.